backstage con la truccatrice ufficiale di... Sono emozionata. Buongiorno ragazzi, oggi ho i capelli fatti perché domani ho un evento importante, quindi mi stavo preparando. Ho intenzione di vloggare vero e proprio domani, cioè nel senso vi farò vedere tutto quello che ci sarà, perché ve l'avevo accennato nel video del mukbang dove mi spiegavo che avevo una novità a fine mese e domani finalmente è arrivato l'evento, quindi mi sto preparando e adesso sono qui in balia del mio sistemare i cosmetici. Allora vi faccio vedere come ho organizzato la borsa. In questa borsa ci sono le palette, gli ombretti, sia mono, questo qui che sono dei pigmenti e sono ottimi, scusate la voce ma sono raffreddata, e poi vabbè c'è palettine, varie palettine sotto, comunque tante palette anche qui che mi porto con me. Poi c'ho il mascara. E qui ci sono la colla per le ciglia finte, le liner, le basi per l'ombretto della NYX che sono ottimi e la mia matita per le sopracciglia, questa qui. Ah, e anche qui c'è pure il gel per le sopracciglia che mi serve. Poi, da questa parte, in quest'altra borsa, ho inserito questa pochette dove ci sono tutti i miei prodotti labbra. E qua ci sono tutte le mie matite e matitoni che voglio portare perché sono i prodotti che utilizzo spesso, i rossetti più neutri oppure più colorati, e poi ci sono le tinte labbra e altri rossetti. La base viso, quindi abbiamo primer del Pore Professional, questo di Vitamol che è più illuminante, il primer per gli occhi che è ottimo, io mi ci trovo benissimo. Poi vabbè, ho messo pure qua il gel per le sopracciglia di Anastasia Beverly Hills, il correttore Boeing di Benefit, altri correttori, altri fondotinta qui sotto, questi qui che mi servono per fare il contouring, insomma eccetera. Io sono quasi pronta, sono quasi le 3 e tra un po' appunto svelerò il segreto di oggi. Sono emozionata e non ci sto più nella pelle. Ho fatto questo trucco con il dorato, le labbra rosse perché mi sono abbinata allo smalto che ho messo ieri, outfit completamente nero, e ci sono quasi e trombo un po' di emozione, ecco, il mio pass, quindi questo sarà il mio pass e non lo devo dimenticare altrimenti posso rimanere a casa in sostanza. Va bene, e ci aggiorniamo dopo. Eccoci qui nel backstage, siamo nei camerini backstage Mimosa d'Oro 2019, ecco la truccatrice ufficiale di Albano e delle sue coriste, ma non poteva mancare anche il suo accompagnatore personale, ufficiale, il suo manager. Esatto. Li stupiremo. Adesso siamo posizionati lì e aspettiamo. Stiamo aspettando che arrivano gli artisti. Guardate ragazzi, sono con me il famosissimo Albano. E sono felice di maghi avere questa opportunità di conoscerla. E quindi popolo di YouTube, mi raccomando, non sbagliate tubo perché sennò l'acqua finisce e anche il gas. Quindi teniamo sempre intatte queste energie e visto che ci stanno questa novità, siamo YouTube, utilizziamo sempre la parte più positiva di questo modo di comunicare. Da parte mia vi auguro felicità e se non vi basta ne do altrettanto. Ciao. Ciao. A lei che effetto fa seguire la tecnologia?
come scendere.